Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo appuntamento con il Moto G. Sono passati più di 6 mesi da quando ho effettuato l'unboxing e tutti i vari focus fino alla recensione finale di questo gioiellino della casa della M alata, e nonostante si parli già di successore in arrivo, il Moto G vanta un supporto ed un interesse generale importante. Vi ho mostrato gli avanzamenti nel software ufficiale di Motorola nel corso di questi mesi, vi ho mostrato la versione Play Edition di Google per questo device ed ho anche fatto il punto della situazione modding e interesse della community, decisamente alta. Potete vedere i vari video qui sul canale e leggere gli articoli relativi sul blog. In questo video voglio parlarvi invece dell'hardware e della costruzione, voglio aggiornarvi cioè sullo stato del dispositivo dopo vari mesi di uso quotidiano, sia per quel che riguarda il corpo del telefono, sia di tutti gli accessori che vi ho mostrato già da tempo. Per quanto riguarda l'hardware, il Moto G è un device di fascia media ancora oggi all'altezza della concorrenza. L'hardware presente muove agevolmente il software ed il fatto che il vociferato successore avrà una configurazione molto simile fa ben sperare per quel che riguarda futuri update software. Per quanto riguarda invece la costruzione, vi ricordo che il Moto G ha un frontale protetto da un vetro certificato Gorilla Glass di terza generazione, mentre i bordi sono in plastica dura ed il retro è in plastica morbida un po' gommata. Il vetro è perfetto, non presenta graffi né altro tipo di imperfezione. Il fatto di non avere poi nessun tasto frontale aiuta sicuramente a diminuire i punti deboli. Passiamo al retro. In generale la plastica non ha segni particolari, se non qualche leggera differenza di colore dovuta all'usura, ma veramente nulla di che. Quello che dà più fastidio è che nell'angolo in alto comincia a sentirsi qualche scricchiolio. In generale il telefono è molto solido, ma evidentemente la plastica utilizzata per questa cover tende a deformarsi con il calore o con l'apertura e chiusura continua del vano posteriore, e quindi si sente un po' di scricchiolio. E la cosa più fastidiosa è che questa cover l'ho in realtà utilizzata molto molto poco. Già, perché come potete vedere ho diversi tipi di cover che regolarmente utilizzo a rotazione. Lo stesso problema della prima cover, o comunque un difetto paragonabile, lo si riscontra anche sulla grip shell, che con la sua gomma va a proteggere i bordi del dispositivo, bordi gommati che utilizza per rimanere agganciata al device stesso. Anch'essa, una volta montata, soffre un pochino di scricchiolii nella parte superiore. Altro difetto di questa cover è il fatto che favorisca l'accumulo di polvere sui lati, causati dalla gomma che blocca ogni tipo di sporcizia. È un peccato perché è sicuramente la cover più comoda, visto che aumenta la tenuta in mano e protegge gran parte del dispositivo. Inoltre ha questa contrapposizione di colori che la rende sicuramente particolare. Tali cover probabilmente non sono state studiate per essere sostituite con frequenza, anche perché la batteria non è rimovibile e non vi è espansione della memoria via microSD, e forse per questo motivo non sono state rinforzate a dovere. Cosa positiva invece è che le shell colorate equivalenti a quella preinstallata con il telefono sono realizzate con una plastica migliore e più resistente. La shell ciliegio, ad esempio, che ho invece utilizzato parecchio, non fa una piega e non ci sono scricchiolii né giochi né altro da segnalare. Anche in questo caso, ovviamente, la shell può rischiare di avere degli scolorimenti dovuti all'usura. Comunque, con pochi euro è possibile sostituire il pezzo originale con cover colorate che hanno anche una durata maggiore di quella in bundle con il telefono. Abbiamo poi la flip shell, quella con chiusura a libretto, che è realizzata con materiale decisamente migliore rispetto alle altre ed è molto più piacevole al tatto, vista la gommatura e l'effetto zigrinato su tutta la superficie. Anche sul frontale. Inoltre, la cover permette di sbloccare e bloccare il telefono all'apertura o chiusura della flip. Questo grazie ad un magnete e all'apposito sensore Hall presente nel device. Tale magnete però crea un problema, quello di infastidire il sensore della bussola digitale. Avviando infatti una qualsiasi app che vada ad indicarci l'orientamento, potrete vedere come spostando la cover venga infastidito il rilevamento della corretta direzione.
Questo problema è limato quando si utilizzano applicazioni come Google Maps, nelle quali probabilmente vi è qualche fix lato software che bypassa il problema. La cover in sé è ben realizzata e anche se inspessisce di qualche millimetro il device, è decisamente comoda da utilizzare, tranne quando si utilizza molto la fotocamera, potremo avere qualche problemino di impugnatura. Rimango convinto, dopo 6 mesi di utilizzo, come dissi già nel video dedicato agli accessori, che la soluzione migliore rimanga l'accoppiata shell o shell colorata più una custodia in pelle, come questa della Mumbi che vi avevo mostrato già dal video unboxing del telefono. Questa accoppiata infatti protegge completamente il telefono e lo rende comunque personalizzato in base al colore scelto. Inoltre, questa custodia in particolare è veramente ben realizzata. Lo strap è ancora perfetto come il primo giorno e le cuciture lungo tutto il corpo sono ancora tutte intatte. Io ve la consiglio perché è realizzata veramente con cura, è molto piacevole da tenere in mano ed il telefono vi calza a pennello. Ed è pure resistente. Bene, spero che questo video possa esservi stato di aiuto per capire la qualità dell'hardware e della costruzione del telefono dopo avervi riportato negli altri video l'ottimo supporto lato software. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale. E noi ci sentiamo presto. Ciao!